Le 8 e 59 minuti, eccoci qui. Continuiamo a parlare della GESCI, dell'Associazione Guide Scout Cattolici Italiani. Lo facciamo adesso con in collegamento Paolo Carboni, che è l'incaricato nazionale coordinamento metodologico a GESCI. Grazie Paolo Carboni per essere con noi e per aver accettato il nostro invito. Buongiorno e grazie a voi dell'invito. Allora, ci spostiamo simbolicamente, ecco, dopo il collegamento con l'Emilia-Romagna, con i suoi colleghi dell'Emilia-Romagna e su quelle che sono le attività che anche la GESCI sta affrontando durante questa alluvione, durante questa emergenza in Emilia-Romagna. Torniamo un po' in generale sulle attività di AGESCI. Le chiederei brevemente perché oggi, ecco, anche nel 2023, un ragazzo potrebbe aderire alla AGESCI, quali sono i principi, ecco, che poi guidano la vostra associazione e quali sono le priorità che state affrontando in questo momento. Grazie. Sì, la proposta della GESCI oggi probabilmente è ancora più innovativa rispetto ad anni fa. Il motivo risiede nel fatto che è una proposta educativa che si fonda sulle relazioni tra pari, relazioni anche educative tra educatori e ragazzi. All'interno di questo percorso che viene proposto secondo principi anche di autonomia, di vita all'aria aperta, di abilità manuale, ritroviamo quelle strade che consentono ai ragazzi di prendersi cura di se stessi, ma soprattutto degli altri. Oggi la GESCI vuole essere presente come parte viva all'interno della società e all'interno della Chiesa. I percorsi su cui sta lavorando attualmente, da qualche anno, e su cui il Consiglio Generale prossimo vedrà deliberare alcuni passaggi fondamentali sono ad esempio quelli della partecipazione attiva. Parlato di autonomia, quindi partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi a tutti i livelli, quindi offrire degli strumenti, delle opportunità, delle occasioni per cui possano essere loro protagonisti del loro presente e del loro futuro, accompagnati, come diceva il nostro fondatore Baden Powell, come sorelle e fratelli maggiori, accompagnati lungo questo percorso, lungo questa strada che poi porta alla partenza. Questa partecipazione attiva quindi è uno degli elementi su cui si sta lavorando. Altra presenza significativa è quella ad esempio dei ragazzi della branca Esploratori Guide che stanno da circa un anno e più operandosi su imprese 2030. Cosa sono? Sono quelle imprese per cui i ragazzi anche qui si rendono protagonisti di un cambiamento all'interno del loro contesto, del loro ambiente che vivono, di imprese che siano su temi di sostenibilità, di cura dell'ambiente, di cura della persona, di cura della società. E quindi facendo riferimento all'Agenda 2030, ecco, pensiamo che quello sia il loro tempo, è il loro futuro e dovrà essere il loro mondo. Paolo Carboni, L'ultimo. le volevo chiedere anche, dato che ha parlato anche di tecnologia, noi parleremo anche poi di nuove tecnologie durante questa puntata, in che modo crede oggi si possa coniugare, ecco, un'attività che ha così grande storia, grande tradizione anche in Italia, quale è quella dello scout, con tutte quelle che sono le nuove tecnologie che spesso vedono i nostri giovani magari sempre più incollati ad un cellulare, a un videogioco piuttosto che a un computer? Sicuramente vorrei partire dal periodo Covid. Durante il lockdown, durante il periodo Covid, non solo l'associazione a livello nazionale, ma tutte le comunità capi, tutti i capi, tutti i ragazzi hanno trovato il modo di restare connessi. E quindi lo strumento che è funzionale a. Non demonizziamo, ma cerchiamo di vivere all'interno di questo mondo. Questo lo facciamo ad esempio anche con un elemento importantissimo nell'essere chiesa attraverso il cambiamento che stiamo portando avanti nel fare catechesi, nel passare dal fare catechesi all'educare la vita cristiana, dove ad esempio stiamo sviluppando appunto una piattaforma che possa essere fruibile dai capi per poter così educare alla vita cristiana, cioè partendo dalla vita, saper rileggere la parola di Dio all'interno di quella che è la vita. E questo lo facciamo non solo nella relazione diretta, ma anche appunto attraverso strumenti tecnologici, attraverso strumenti social media, attraverso modalità e linguaggi che
che possono essere più vicini al linguaggio dei ragazzi. Vogliamo ricordare i vostri contatti, in che modo poter entrare in contatto con voi, chiedere informazioni e, perché no, magari aderire appunto ad uno dei gruppi Agesci presenti su tutto il territorio nazionale. La GESCI la possiamo trovare sul sito GESCI, www.gesci.it. Ricordiamo che ha una struttura centrale, che è quella nazionale, ma poi a cascata abbiamo i livelli regionali, per cui ogni regione ha una sede regionale, riferimenti regionali, e le regioni sono poi suddivise in delle zone dove vengono raccolti i gruppi. Generalmente in tutti i territori troviamo dei gruppi che possono fare riferimento a parrocchie o meno, ma che sul territorio le camicie azzurre credo che siano ben visibili per poter essere contattate. E quello che cerchiamo di fare non è solo di accogliere, ma è di essere accoglienti, e quindi non solo verso chi è di una tipologia, ma lo scotismo un po' per tutti. Un ultimo percorso, ad esempio, è quello dell'accoglienza di ragazzi di altre religioni, su cui ci stiamo interrogando e cui ci stiamo anche aprendo, affinché si possa essere veramente un'associazione che offre un'opportunità a ragazze e ragazzi di tutti i tipi. Perfetto, grazie per essere stato con noi. Era Paolo Carboni, incaricato nazionale coordinamento metodologico AGESCI. Grazie ancora per questa sua testimonianza. Grazie, buona giornata e buon lavoro.